Incontriamo anche Nima, che abbiamo già intervistato ad una marcia per i popoli oppressi, per le minoranze dei popoli oppressi in passato su Libri TV. Nima è presidente della comunità tibetana. Buonasera. Oggi è giornata importante per gli italiani perché è giorno della liberazione, anche per noi come popolo tibetano aspettiamo questa giornata che purtroppo è passato oltre 60 anni che Tibet è occupato dalla Cina. Non solo che è occupato, ma un modo di distruzione di nostra cultura. Proprio abbiamo vissuto un genocidio del popolo tibetano, un genocidio della cultura tibetana. Soprattutto oggi questa situazione in Tibet è, come posso dire, inspiegabile, quasi duro, quasi difficile, quasi soffocante. Purtroppo peccato noi questo regime è così violento, così umanamente senza nessun, come posso dire, sensazione di rispetto, compassione contro un altro popolo. Per questo abbiamo perso più di 130 tibetani autoimmolati, anche soprattutto c'è tantissimi giovani sotto 20 anni. In Tibet, per esempio qui in Italia, tutta la parte del mondo, quando i ragazzi arrivano a 17-18 anni, un momento di divertimento, loro godere la loro vita. Nel nostro paese, ragazzi che autoimolano 16-17 anni, sacrificano la loro vita per la nostra nazione. Per questo si fa capire la sensazione di come vivono in Tibet. Ogni giorno quello che vedono, che è una distruzione, una minaccia, una discriminazione. Ogni giorno restano, che portano via dalle... strappato dalle mani, fili, padre, le cose, quando chiedono, domanda ma perché porta via così, loro, manco militare, manco lo sanno, perché dicono questo è una comanda dalle autorità cinesi, i monasteri sono gestiti dalle cinesi, ma come fa un regime che credono in religione e veleno, detto Mao Zedong, oggi entra dentro un monastero, decidono loro qual è che tipo di cerimonia si può fare, che cosa fa bene, che cosa non puoi fare e decidono loro. E questo anche succede che autoimmolazione monaci perché proprio chiedono diritto di religione in Tibet, perché religione buddista è sempre stata parte della vita di ogni giorno del popolo tibetano. Quando tolgono anche questo qua per tibetani non è inaccettabile. Vietano a studiare lingua tibetana, questo è un'altra minaccia anche per distruggere l'identità del popolo tibetano. Per questo non capisco per qual è la cattiveria da parte del regime cinese, perché noi popolo tibetano, sia il Parlamento tibetano, noi non chiediamo una Tibet diversa dalla Cina, chiediamo solamente un genuino autonomia per popolo tibetano. Siamo pronti a vivere insieme al popolo cinese. Allora, continua, se Cina dice Tibet è parte della Cina, allora perché non protegge questo paese e questa cultura e questa lingua? Una cosa è molto importante, molto anche prezioso per rimanere in questo mondo, questa cultura che comunque parlava della pace, non violenza, comunque una parlava della unità e rispetto dell'essere umani. Per questo è importante, secondo me, soprattutto il mondo di oggi, bisogna una cultura così, perché se no... A un certo punto sta andando tutto male, mancanza di rispetto di anche uno all'altro, che nessuno parla. Invece se perde questa cultura tibetana in tutto il mondo, comunque perdiamo qualcosa di molto importante. Non solo oggi, in Tibet anche c'è tanti motivi di governo cinese che ha occupato Tibet, ci sono perché Tibet è anche proprio luogo prezioso, nasce tutti i fiumi più importanti dell'Asia. 47% di popolazione mondiale vivono acqua che arriva dal Tibet, che fiume attraversa Bangladesh, India, Pakistan, Cina, Thailandia, Laos, Birmania, tutto questo fiume importante nasce dal Tibet, ma Cina continua a stare costruendo fabbriche, anche campi militari sopra montagna, continua che distruzione di questo ambiente, sta inquinando tutto il fiume, questo sta mettendo a rischio anche tantissime persone, vita di... Per questo Nima, è molto grave. Nima, ti vorrei chiedere perché autonomia e non indipendenza? Cioè autonomia e non il ritorno del Tibet a prima del 1959?
Sì, perché purtroppo una parte che il mondo diventa sempre più piccolo, la popolazione sempre di più. In Tibet, per esempio, i cinesi sono più di tibetani, siamo 6 milioni di tibetani, più di 7 milioni di cinesi già arrivato in Tibet. Come facciamo a mandare fuori dal Tibet? Per questo noi, nostra parte, Tibet, siccome c'è natura, spazio c'è, siamo pronti anche a offrire, condividere, ma non in questo modo che distruzione, anche mancanza di rispetto sia per il popolo tibetano sia verso la natura del Tibet. Grazie Anima Donlup. Grazie.